Poi Gesù disse apertamente: Andiamo in Giudea, Lazzaro è morto. Poi Gesù si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: Togliete la pietra. E gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Questo racconto poi della risurrezione di Lazzaro è un piccolo Vangelo completo di tutto. Ci dice come Dio vede la morte. Per noi è qualcosa di irrimediabile. Per Gesù no. Non è irreversibile, definitiva, male estremo. Per lui c'è sempre tempo. Poi questo racconto, questo piccolo Vangelo, ci dice chi è davvero Gesù, vero uomo con la forza di Dio dentro di sé. Ci dice che cosa c'è sotto la sua figura pubblica. E allora saltano fuori i suoi affetti, i luoghi amati, la casa di Marta, Maria e Lazzaro, i villaggi preferiti, Betania. Sotto la figura pubblica di Gesù c'è la sua grande tenerezza che lo fa piangere con le sorelle che piangono. E questo piccolo Vangelo ci rivela cosa c'è sopra, sopra ciò che appare. E sopra ciò che appare c'è la straordinaria potenza spirituale di Gesù. L'urlo, Lazzaro, vieni fuori, richiama un po' la creazione primordiale dell'uomo, ma prima ancora la creazione della luce, sia la luce, e la luce fu. Qui c'è anche l'anticipazione di quella nuova creazione che sarà la sua risurrezione. Faccio nuove tutte le cose, un mondo nuovo. E tutto questo noi lo abbiamo scoperto perché lui non è arrivato in tempo. Se ci fosse arrivato, avremmo al massimo visto, una guarigione in più. Infine, Gesù passa dal pianto alla potenza creativa ha un sorriso, diciamo così, liberatorio. E infatti, quando vede nel buio della grotta questa figura bianca, Lazzaro era avvolto in un lenzuolo, come lo sarebbe stato di lì a 2 settimane Gesù stesso, e aveva le mani e i piedi legati da bende, una piccola mummia molto grossolana, ma l'idea è questa, gli scappa un sorriso e dice alla gente incantata davanti a questo miracolo: ma che fate lì? Liberatelo, lasciatelo andare, altrimenti incespica, cade, no? Gesù ridà vita, Gesù ridà libertà, in Gesù pianto, potenza e sorriso si mescolano.